Amici appassionati di business, buonasera, ben ritrovati dal vostro Matteo Vallero. Ci incontriamo ancora una volta televisivamente parlando per trovare, scoprire nuovi segreti e strategie di business, i nostri top secret, i segreti del successo delle aziende italiane. In particolare ci addentriamo nel mondo dei prodotti per la movimentazione delle merci di materia handling e porti industry. In questo caso, in questa specifica puntata, trattiamo l'argomento con la Borghi Assali di Bonporto, siamo in provincia di Modena, e sono con noi Ivan Borghi, buonasera e benvenuto, grazie per essere con noi, e il signor Marco Borghi, buonasera anche a lei, benvenuto, rispettivamente il presidente e il sales manager appunto della Borghi Assali, nonché, mi piace sottolineare, anche padre e figlio, quindi due generazioni a confronto. Partiamo innanzitutto dalla storia con Ivan Borghi, storia che risale addirittura agli anni 70. Chi l'ha fondata questa azienda? L'ho fondata io, il 4 gennaio del 71. Anni particolari, molto giovane. Non facili, tra l'altro. Non facili, poche risorse. E nasce come un'azienda di deformazione a freddo dei metalli, cioè stampi e attrezzature. Da lì abbiamo lavorato parecchi anni fino a portarci agli anni 90, dove abbiamo iniziato, l'azienda si è ingrandita, ha fatto i suoi stabili, i suoi immobili, e abbiamo iniziato a studiare dei prodotti. Di che tipo? Prodotti di trasmissione, assali. Abbiamo iniziato a studiare gli assali sterzanti, per cui assali che aiutano a sterzare le macchine, le vetture, qualsiasi esse siano. Molto semplicemente. Sì, esatto. Dal 92... l'inizio degli studi degli assali, fino al 96 i primi prodotti sono usciti. Alcuni brevetti in mezzo abbiamo fatto, alcune fiere per far conoscere i nostri prodotti, fino che il mercato ci ha dato una mano e abbiamo incominciato a vendere. E anche la tecnologia e poi anche che la tecnologia aiutato, che abbiamo applicato, sì. Abbiamo iniziato con degli assali per il settore dei muletti, trasmissione di movimento delle merci. Con un prodotto brevettato, studiato, e di lì abbiamo iniziato veramente a fare un buon business. Fino a entrare poi negli anni 2003-2004, dove abbiamo iniziato a studiare prodotti più impegnativi. Per esempio? Assali più con dimensioni più grandi, assali non solo per i muletti, anche per i trattori di aeroporti, trattorini di aeroporto. E assali anche per la movimentazione delle merci, ma pesanti, grossi. Ma soprattutto una sale per eccellenza, la sale che noi definiamo sterzatura totale, cioè l'ingombro della macchina e l'ingombro è la rotazione che la macchina fa, il suo diametro di rotazione, per cui si muove in poco posto. Riesce a fare delle manovre molto, molto strette. I costi sono simili a quelli degli altri assali, non cambiano, era soltanto una tecnologia da applicare. Dal 2009 passiamo più avanti, passiamo alla crisi, e durante la crisi cosa abbiamo fatto? Abbiamo studiato prodotti nuovi, abbiamo fatto molto ricerca e sviluppo, prodotti nuovi i quali ci portano alla movimentazione di merce anche con motori elettrici. Motori elettrici inseriti all'interno delle ruote. Quindi era una novità questa. Una novità, diciamo, sì. Poi nel 2013 Borghi c'è stata un'evoluzione in SRL. Sì, abbiamo trasformato l'azienda in SRL mantenendo tutti gli altri requisiti. Non abbiamo modificato IVA, certo. Non abbiamo fatto cose strane. Certo, certo. Questo ci portava poi allo studio e lì abbiamo avuto notevoli successi con le trasmissioni elettriche, anche se il mercato era un po' titubante a modificare i suoi processi di produzione. Più avanti ancora, nel 2015, credo, lì vicino, abbiamo studiato prodotti per le grosse trasmissioni, cioè trasmissioni per porti, per grosse portate, per miniere, per gallerie. Quindi avete un po' diversificato anche. Sempre no? Stando nel prodotto piccolo, certo, questo si è ingrandito, certo, a delle, certo, portate enormi. Anche qui trasmissione elettriche o idrauliche. Certo.
I primi prodotti sono andati in un porto in Malesia per delle gru enormi che portavano, mi pare, 500 tonnellate per scaricare i container dalle navi, fino ad arrivare ai giorni d'oggi che abbiamo portato in tutto il mondo questi tipi di prodotti. Qual è stato secondo lei il momento storico? Lei ha elencato cronologicamente la vostra evoluzione, il momento storico in cui c'è stato proprio un cambio di passo? È stato il 1992. Il 92, quando la decisione fu presa, anche lì furono momenti non facili. Il mercato nazionale era... L'Italia, diciamo, viveva un momento particolare. Barcollava. Certo. Nel 92, quando abbiamo iniziato a studiare un prodotto che spostava tutta la nostra produzione, ci permetteva di lasciare il discorso degli stampi e portarci su un prodotto proprio. Marco Borghi, avete anche delle certificazioni, giustamente, inevitabilmente. Sì, siamo una azienda certificata ISO 9001, quindi facciamo la progettazione interna dei nostri prodotti. Stiamo ottenendo adesso la 14001, che è la certificazione ambientale. Abbiamo anche aderito a degli standard americani, il CTPAC, che è praticamente un accordo sul fatto con le aziende e le dogane per permettere a produttori di far viaggiare più velocemente le merci e farle arrivare a destinazione senza che rimangano molto tempo in dogana. Questa è una novità per il mercato? Questa è una norma, in realtà, che c'è da un po', è una norma sull'antiterrorismo. Servono requisiti particolari, ma l'abbiamo fatta per i nostri clienti americani. Che evidentemente ne hanno abbastanza un certo bisogno, per così dire. Rimango su Marco Borghi, parliamo un po' dei prodotti. Spieghiamoli un po' bene ai nostri amici a casa. Allora, noi abbiamo due tipologie di prodotto. Il core business, come diceva mio padre prima, nasciamo producendo assali sterzanti, material handling, quindi movimentazione merci, gran support equipment, parliamo di carrelli elevatori controbilanciati, parliamo di trattorini e trainatori per l'aeroportuale, siamo nel settore del crane, quindi delle gru e anche dei piccoli veicoli elettrici. Ripeto, è una produzione che copre il 52% della nostra produzione. E poi abbiamo, come diceva prima mio papà, abbiamo diversificato introducendo le ruote motrici. Le ruote motrici le dividiamo principalmente in due categorie: di piccole dimensioni in bassa tensione, che hanno, diciamo così, una portata che va dai 400 kg alle 10 tonnellate, e ruote motrici di grandi dimensioni, che invece vengono utilizzate nel settore portuale, nel minerario, che vanno dalle 10 tonnellate alle 90 tonnellate, e sono gruppi tutti progettati, costruiti custom su richieste specifiche e specifiche esigenze dei clienti, e hanno, se così possiamo dire, la particolarità di essere realizzate, soprattutto le grandi, in alta tensione. Quindi la macchina prende, diciamo così, la motricità attraverso la rete. È un vantaggio questo? Sì, questo è un vantaggio, perché prima erano macchine realizzate idraulicamente o elettricamente, che utilizzavano i diesel come generatori o come motori. Recentemente, e qua chiedo a Ivan Borghi, avete sviluppato una partnership molto importante con una società esterna che realizza dei software. Sì, principalmente elabora algoritmi per le sterzature, cioè mette in condizione i nostri clienti che hanno difficoltà nell'inserire un prodotto nuovo nel loro processo produttivo di accompagnarli al completamento del prodotto, cioè dove inseriscono le nostre ruote sulle loro macchine, gli diamo anche l'elettronica per poterle usare. Quindi li accompagnate per mano in questo sì, senso, si può dire così. Rimango su Ivan, ci sono delle differenze con gli altri produttori di assali? Noi produciamo solo assali di nostra produzione, di nostri brevetti. Tutti, è farina del vostro sacco. È farina del nostro sacco. Il nostro interno
studiano e ricercano prodotti per innovare il mercato e possibilmente tenendo i costi sui livelli attuali, senza andarne a modificare eccessivamente la crescita del prodotto finito. I nostri competitor possono essere solo quelli della parte del BRIC, cioè la Cina, che copiano molto spesso i prodotti, ma non ci fanno paura. La qualità del nostro prodotto è tale che oggi non abbiamo mai avuto dei ritorni sul campo. Quindi una bella consapevolezza questa. Esatto. Chieda Marco invece per quanto riguarda la differenza con i competitor che si occupano di ruote motrici. Sì, allora diciamo che, come dicevo prima, il cliente quando arriva da noi si è già guardato intorno e cerca per forza una soluzione custom. Quindi la differenza che noi offriamo al cliente è quella di andare incontro alle sue esigenze, di progettare qualche cosa basandoci e diciamo così interfacciandosi con l'ufficio tecnico del cliente per elaborare un prodotto che rispetta le necessarie specifiche tecniche. Quindi è un lavoro fatto in sinergia spesso con il cliente, con il suo ufficio tecnico, con i nostri tecnici. Noi siamo in grado di non solo di elaborare, ma di fornire calcoli strutturali, analisi curve dei motori, quindi di fornire una serie di informazioni e dati che nella maggior parte dei casi permettono poi alla macchina del cliente di avere l'efficienza che si cercava. Certo. Ivan Borghi, i punti di forza della vostra azienda, secondo lei, partendo dalla storicità che abbiamo già visto andando avanti? Punti di forza, se sono a livello sociale, applichiamo delle cose che un po' ormai applicano tutti. Diamo dei premi di produzione, usiamo il codice etico, ormai sono tutte di quelle cose che applicano più o meno tutte le aziende che hanno un mercato estero. Altre cose è la ricerca e lo sviluppo che ci fa molto diversi. Investiamo molto in quel settore. Abbiamo un ufficio tecnico molto all'avanguardia e soprattutto raccogliamo dai nostri clienti quelli che sono le loro esigenze. Quindi sapete ascoltare, una capacità di ascolto del feedback dei vostri clienti, dei vostri anche interlocutori, se così si può dire. Marco Borghi, avete delle strategie, avete messo in campo delle strategie particolari in questi anni? Sì, sicuramente sì. Adesso diciamo che se parliamo a livello di clientela, abbiamo fatto ovviamente le nostre ricerche di mercato, abbiamo sviluppato prodotti molto innovativi. Io credo che fondamentalmente la strategia che si è seguita si basa su due aspetti. Uno tecnologico, cioè abbiamo sempre innovato in azienda, abbiamo sempre investito in tecnologia, macchinari, software e anche da un punto di vista della formazione del personale, perché poi alla fine questo va sicuramente riconosciuto, abbiamo degli collaboratori molto validi, interessati all'azienda e con i quali viene fatta formazione, vengono affiancano, come dicevo prima, i tecnici dei nostri clienti e quindi c'è uno scambio continuo di informazioni. E questa è una strategia che non è sempre, possibile fare. Non sempre perché? Beh, diciamo che in molti casi, sotto molti punti di vista, c'è una forte difficoltà nel passare questo tipo di informazione, nel passare il know-how aziendale. Spesso vengono chieste liberatorie, si va a parlare con aziende che sono multinazionali, che sono molto gelose dei loro prodotti, e con i quali bisogna garantire la riservatezza. Giusto. E tutto quanto. Giustamente. Ivan Borghi, Industria 4.0, voi li siete veramente già avanti forse? Siamo molto avanti, sarà completata all'inizio del 2020. È un processo un po' lungo, perché tutti gli addetti devono essere abituati ad usare questo sistema. È un sistema innovativo, dà soltanto agli addetti al lavoro
come siamo messi nel processo di produzione. Tiene sotto controllo principalmente il processo di produzione, ma fa maturare anche le persone. Oggi in azienda non sono tutti italiani le persone, sono anche stranieri. Multietnica, diciamo. Multietnica. E la difficoltà di farli entrare a un livello conoscitivo di tutti i processi occorre del tempo. Certo. Per cui l'applicazione 4.0 lo movimentiamo in un tempo un po' lungo, un anno ci vuole. Implementerete anche nel 2020 il MES, cosiddetto Manufacturing Execution System? Né più pratico. Marco, prego. Sì. Questo è un obiettivo che siamo dati, che vorremmo avere per il entro fine del 2020, ed è un sistema di raccolta di informazioni che parte dall'acquisizione dell'ordine, segue la commessa in fase di produzione, segue i controlli qualitativi, il versamento in magazzino, fino all'approntamento e all'assemblaggio. Quindi sono informazioni che arrivano direttamente dai vari reparti, vengono elaborate in ufficio e ci permettono di fornire poi ai clienti in tempo reale lo stato delle commesse. Certo, vi danno un vantaggio anche competitivo, no, in questo senso. Sì. Va bene. Chiudo con Ivan Borghi per scoprire, per divulgare qual è il vostro top secret, cioè il segreto del successo, secondo lei, di questa azienda. È la serietà. La serietà, che vuol dire mantenere sempre un rapporto corretto col cliente, ascoltarlo anche quando si lamenta dei propri problemi e cercare di aiutarlo. Ad esempio, per avere dei fornitori che ci stiano sempre vicini, anche nei momenti in cui spingiamo forte per avere il prodotto, gli abbassiamo i pagamenti, glieli diamo anche in contanti prima, cioè cerchiamo di andare incontro alle problematiche anche economiche che hanno determinati fornitori. Io volevo aggiungere una cosa. Certo. Che è importante. I nostri prodotti devono essere studiati in modo profondo, collaudati al nostro interno e dare la sicurezza al nostro cliente che le possa montare senza avere dei problemi. È importante perché alla fine date anche una garanzia, no? Ci mettete la faccia e quindi devo avere anche una spesso diamo anche delle fiduzioni a livello a proteggere la garanzia. Per a ragion maggiore. Questo è il nostro modo di lavorare. Marco, è d'accordo? È questo il segreto del successo? Sì, penso che l'impegno e la serietà paghino. Alla lunga paghino, sì. Hanno ragione. Va bene. Allora, io ringrazio Ivan Borghi, presidente, nonché soprattutto fondatore, padre fondatore di questa azienda, la Borghi Assali, e naturalmente anche Marco Borghi, la più recente generazione, e poi magari, chissà, ce ne saranno altre, l'azienda andrà avanti, giustamente, certo, in maniera rosea, e anzi ve lo auguro. Borghi Assali di Bonporto, provincia di Modena. Affidabilità delle macchine e aziende come questa, come Borghi Assali, non ce ne sono tante, sono come delle primule che la nostra redazione si pregia di andare a stanare per voi e portarle alla vostra attenzione. E così faremo anche domani sera, sempre alle 20.30 su Sky Canale 821, con tutti i nostri programmi, da Martina Villanova, Katia Gangale, Gabriella Golia, e col sottoscritto, col vostro Matteo Vallero, ci rivediamo con altri amici, altre amiche, imprenditori, imprenditrici, manager di successo, per scoprire il loro top secret.